sì, a volte mi piace fare la gallina. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, a volte mi piace fare la gallina, ma non nel senso di trasformarmi in gallina, bensì proprio di creare con qualcosa la gallina. Infatti oggi faremo proprio questo, una bellissima gallina dondolina. Ottima come segnaposto per il pranzo di Pasqua o di Pasquetta, semplicissima da fare semplicemente riutilizzando un piatto di carta. Eh sì, sto in fissa con piatti e bicchieri. Allora spostiamoci sul piano da lavoro e finalmente poniamo una risoluzione al dilemma se nasce prima l'uovo o la gallina. Andiamo. Ed ecco l'occorrente per preparare le nostre galline dondoline. Innanzitutto dei piatti di carta. Io qui ho i Sommar dell'IKEA che compro in confezione da 10 a 90 centesimi. Questi sono del diametro di 26 centimetri. Se voi li trovate più piccoli, piatti di carta, vanno ancora meglio. Prendete quelli per frutta, diciamo così, perché le gallinelle vengono molto molto carine. Io infatti questi li rimpicciolirò e li rimpicciolirò con un paio di forbici dal taglio ondulato, una matita, una squadretta, poi due cartoncini, un cartoncino rosso ed un cartoncino giallo. Questi li ho presi dai blocchi della Crelando che compro alla Lidl. Un bulino mi agevolerà a fare la piega della gallinella. Se non l'avete potete usare anche una punta di una penna Bic, magari scarica, o qualunque cosa che abbia una punta arrotondata e che non cagioni un taglio sul foglio passando. Una colla che può essere o un nastro adesivo o una colla o uno scotch biadesivo. Io userò l'attaccatutto. La Vinavil non va bene per questo lavoretto perché ha dei tempi di asciugatura troppo lunghi, quindi anche la colla a caldo, volendo, io per comodità uso la Block. Un paio di occhietti, io li ho presi di due misure perché sono indecisa su quale usare, lo scopriremo solo alla fine. Io li compro da Tiger o me li faccio da me seguendo il tutorial del mio canale, ve lo lascio qui tra le schede informative. E poi un ovetto. Io userò le ovette confettate perché sono più pesanti, quindi agevolano il dondolamento della gallina, che chiuderò all'interno di una bustina di queste di acetato, anzi lo metto subito così non si sporca. Cominciamo! Come prima cosa, per fare questo lavoretto ci occorreranno due piatti, uno per il corpo e uno per le rifiniture, uno dei quali lo divideremo esattamente a metà. Io, per agevolare questo lavoro di divisione a metà, cosa faccio? Lo poggio su un piano millimetrato. Se voi non ce l'avete, fatevi una griglia a quadretti. Voi sapete che magari facendo 6 quadretti, 3 andranno da una parte e 3 dall'altra, e quindi verrà da sé il taglio. Io qui, vedendo che il mio piatto, come vi dicevo, è 26 centimetri, come scritto anche sulla confezione, avrò il mio centro al 13 centimetri, quindi fisso la squadretta più o meno a 13 centimetri, quindi ricavo la linea centrale. Fatto questo, sempre su questo piatto, comincio a ritagliare un centimetro e mezzo. Vedete che ha questo bordino? Su questo bordino ritaglio con le forbici ondulate. Pieghiamo il piatto esattamente in prossimità della linea di divisione. Mettiamolo un attimino da parte. Prendiamo adesso un secondo piatto e con le forbici normali tagliamone uno spicchio. Cosa? Non dobbiamo fare altro che piegare questo spicchio esattamente, o quanto o approssimativamente in questo caso, a metà. Prendo il mio bulino, traccio la linea lungo cui poi piegherò questo pezzetto. Così, se dovesse sporgere qualche parte perché non abbiamo preso bene le misure, pareggiamolo in un secondo momento. Per questo vi dicevo che non bisogna essere particolarmente rifiniti. E la
lasciamo da parte anche questo pezzettino. Prendiamo il cartoncino giallo ed il cartoncino rosso. Continuiamo a costruire i pezzi della nostra gallinella. Col cartoncino giallo ce ne occorrerà veramente poco, 10 cm per 6. Io mi aiuto sempre con l'aiuto del bulino perché le linee così vengono ben nette e definite. Piegare la carta con il bulino dà sempre un bell'effetto, quindi traccio approssimativamente al centro una linea e piego in due il cartoncino. Adesso con l'ausilio della matita, con l'aiuto della matita, non faccio altro che fare una sorta di semicerchio, così, indefinito. Guardate, una cosa molto semplice, è una curva, diciamo, e ritaglio in doppio questa curva. È facilmente intuibile cosa sarà alla fine del nostro lavoretto questa curva. E mi tengo molto profonda nel lasciare della carta in eccesso, perché questa carta in eccesso, questo sarà il becco per intenderci, e questa carta in eccesso ci darà la possibilità di attaccare con maggiore tenacia il nostro pezzettino di carta. Col cartoncino rosso faremo la crestina e la barbilla, come si chiama la barbetta della gallina? Barbilla, mi pare di sì, della gallina. Comunque, quella che sta sotto al becco, diciamo. Cominciamo subito, 13 cm per 8 per 7, lo divido anche qui più o meno a metà e disegno appunto la mia bella crestina. 1, 2 e 3, voilà, e vado a ritagliare. Prendo un altro rettangolino di carta, bello lunghetto stavolta, piego a metà, ma siccome la piega non si vedrà, non mi interessa di essere precisa, e faccio semplicemente una U, così, molto lunga, che poi taglierò. Prendiamo adesso il nostro bel piattino, mettiamolo davanti a noi e adesso dobbiamo prendere un po' di misure. E guardate, questa va inserita qua dentro, quindi segno il punto esatto fino a cui dovrò tagliare. Apro, prendo le mie forbici dal taglio dritto e apro questa parte in modo da potervi alloggiare dentro la crestina. Dopodiché taglio fino all'inizio del giro del fondo piatto anche la parte retrostante. Qui inseriremo la codina, che è questa qua. Io, per una questione di continuità di motivo, taglierò anche la mia codina con la forbice, col taglio, con le forbici col taglio ondulato. Voi, se usate i piatti, i piatti più piccoli e li lasciate della loro grandezza, quindi non avrete questo motivo ondulato, lasciate liscio il bordo. Ci serve anche un altro pezzo di cartoncino, che può essere quello del piatto, ma dovete fare una prova, deve scriverci sopra un pennarello, perché siccome io li userò come segnaposto, scriverò sulle ali il nome dei commensali, e quindi non tutti i piatti fanno attecchire il pennarello. Allora, questo sì, quindi posso per fortuna usarlo. Cosa faccio? Sempre dal fondo del piatto, nella parte piatta, però vi consiglio, mi ricavo una sorta di aluccia, abbozzo la forma così, una sorta di mezzaluna, faccio questa forma che io faccio leggermente più grande perché poi vado a ritagliare sempre con le forbici dal taglio ondulato. Bene, fate anche due alette perché io le farò rifinite da entrambi i lati. Cominciamo ad assemblare il tutto. Che bello, che bello! Allora, pieghiamo la nostra gallinella, prendiamo la nostra colla bella e mettiamo un punto di colla alla base della crestina. Quindi inseriamo la cresta all'interno, ben bene, così. E facciamo bene
aderire la crestina. Farò la seguente: inserirò la mia barbettina sul becco, così, e poi lo farò uscire da sotto in codesta maniera. Quindi cosa faccio? Taglio l'eccesso, se è troppo lungo, a cavallo al mio becco, lo metto nell'esatta posizione in cui voglio che stia, quindi appiccico prima, e ora vi spiego perché, uno e anche l'altro lato, due, così. E solo a questo punto, solo a questo punto, taglio qui nel margine superiore, in modo che i due pezzi mi vengano esattamente uguali, appoggiati nello stesso punto. Metto colla sulla parte che voglio stia interna alla mia gallinella, così, e vado a chiudere. Sposto poi la barbettina fuori e voilà, il lavoro è pressoché fatto. Chiudiamo bene da entrambi i lati e facciamo aderire perfettamente. Adesso con un puntino di colla prendiamo l'occhietto, io userò questo più grande con le ciglia anche perché mi piace particolarmente. Adesivo? Non credo, vabbè, io lo metto con la colla e appiccico proprio qua vicino al becco il mio occhietto da una parte e anche dall'altra. Adesso è il momento della codina, che inserisco qui e farò uscire così dalla parte finale della gallinella. Cosa faccio? Semplicemente un punto di colla dove voglio che si attacchi, quindi inserisco fino al livello in cui voglio che si appiccichi, ecco così, e schiaccio. È arrivato il momento delle alucce. Le alucce potete appiccicarle con la colla tranquillamente. Io non ve l'ho detto tra i materiali per non farvi spendere soldi, anche perché queste cose lasciano molto il tempo che trovano, insomma, il tempo di un pranzo, poi i commensali non credo che se lo conserveranno a vita. Io, avendolo a casa, utilizzo lo scotch biadesivo spessorato, quindi metto un po' di scotch biadesivo e vado ad attaccare la luccia in modo che rimanga un certo spessore e l'ombreggiatura la faccia appunto risaltare la luccia. Da questo lato però prima scriverò il nome, dopodiché metterò l'ala. Enzo! E attacco adesso, solo adesso, anzi faccio un attimino asciugare la mia luccia sul lato della gallinella, così. Già così la gallinella sarebbe finita, perché è pronta, lei sta, è già dondola, vedete? Però per rendere ancora più bello, allora, però io voglio fare altre due cose. Innanzitutto voglio ripassare il bordo finale con il rosso per dare continuità. Adesso entra in gioco il nostro ovetto. A questo punto prendo un bel pezzo di scotch, lo faccio passare da sotto il fiocco, così, e vado ad appiccicare questo uovo all'interno della mia gallinella. Perché cosa fa la gallinella? Le uova, e le appiccico leggermente spostata verso la coda. L'ovetto la farà dondolare ben bene alla spinta del becco ed ecco la gallina dondolina farcita di uovo. È un'idea carinissima come segnaposto sia di Pasqua che di Pasquetta. Sfido chiunque ad avere una tavola più allegra e divertente, soprattutto sarà una grandissima gioia per i bambini e dal punto di vista anatomico non fa una piega, perché poi volendo dalla gallina pappete esce l'uovo. Bene, ora vi lascio le foto e spero che questo video vi abbia in qualche maniera divertita. Avete visto come un piatto può diventare una gallina? Voi non ci credevate, ma ci siamo riusciti. Vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Buona Pasqua!
che carina la nostra gallina Dondolina, non è fantastica? Guardate, al suo interno ha ancora l'ovetto, lo ha da fare ancora. E condividete questo video sulla vostra pagina Facebook in modo che la nostra gallina Dondolina possa farsi trovare sui prati di tutta Italia e magari anche oltre. Vi auguro una splendida Pasqua a tutti, oramai ci siamo, quindi non so se domani e dopodomani vi affaccerete. Vi comincio a dire buona Pasqua a tutti e che ci siano tante tante sorprese nelle vostre uova, anche quelle ideali, non soltanto quelle reali. Io vi aspetto sempre sui miei altri canali, fa rima, io non so perché oramai parli in rima anche inconsapevolmente, su Due Cuori Una Cappa insieme a Gabriele e su Ombretta, dove lì si chiacchiera ancora di più che qua. E da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao, buona Pasqua!